Buongiorno a tutti, buongiorno. Iniziamo la cerimonia per la consegna, ma non ci sarà solo la consegna, ci saranno varie cose interessanti, dei titoli ai dottori di ricerca del 29° ciclo, a causa della maggioranza dei partecipanti che saranno italiani, la faremo in italiano, ma dico solo una parola di saluto agli stranieri che sono presenti. Good morning. Welcome to our foreign guests to this ceremony for the distribution of titles to doctor of the 29th cycle. The rest of the ceremony will be in Italian due to the majority of Italians present and also the families of our candidates. So please bear with us, and if I switch back to Italian. Grazie ancora. Iniziamo la cerimonia con un saluto da parte del rettore professor Gilli, poi avremo altri saluti, poi passeremo ad una breve prolusione da parte del dottor Carpaneto, successivamente avremo le presentazioni della ricerca in 3 minuti per il premio Teresa Vitrano. Poi finalmente arriveremo al momento agognato della distribuzione dei diplomi, ma alla fine non andate via, perché alla fine ci sarà il momento clou in cui consegneremo i premi ai dottorandi che si sono distinti durante il loro percorso e ai 3 vincitori delle presentazioni che avremo sentito in mattinata. Quindi, come vedete, è una mattinata piuttosto ricca e quindi, senza indugio, cominciamo con il benvenuto del rettore, professor Gilli. Bene, buona giornata. Grazie, ringrazio il direttore della scuola, il professor Canavero, e buona giornata a tutti. Just a few words also in English. I would also like to welcome all of you and to congratulate everybody on this important achievement, your title of doctors, which will represent an important step in your career and also in your life. So again, congratulations to all of you. Andando di nuovo in italiano, è un piacere essere qua, è sempre un piacere questa cerimonia in cui ci troviamo tutti insieme, innanzitutto gli studenti di dottorato, i neodottori che sono qua presenti, una buona parte dei loro tutori, cioè delle persone con cui avete prevalentemente condiviso questo percorso di crescita umana, di crescita professionale, e poi le vostre famiglie che sono presenti, che alle quali poi diremo anche qualcosa in più, che vi hanno supportato in tutti questi anni. Ma 3 considerazioni prima di cominciare con la cerimonia ed andare ad affrontare, ecco, i vari temi che abbiamo previsto nel programma. Voi sapete che la settimana scorsa noi abbiamo avuto l'inaugurazione dell'anno accademico qua, alla presenza del Presidente della Repubblica, e il tema dell'inaugurazione, che poi è stato un po' un tema che andava in continuità con il tema del G7 che c'è stato qui nell'area torinese, nell'ambito dell'industria, nell'ambito di science, nell'ambito di labor, il tema è stato quello delle nuove tecnologie, è stato quello del grande impatto che le tecnologie emergenti, dalla robotica all'intelligenza artificiale, all'additive, alla mobility, eccetera, avranno non soltanto
nella ricerca, non soltanto nella formazione, ma proprio al grande impatto sociale che avranno nella vita di ciascuno di noi. E quello che ci siamo detti, quello che si sono detti i ministri dei 7 paesi del G7, quello che ci siamo detti in questa inaugurazione davanti al Presidente, che noi abbiamo una grande responsabilità innanzitutto di fare avanzare le nuove tecnologie, ma anche di far sì che queste nuove tecnologie portino ad uno sviluppo che sia inclusivo, cioè che tenga dentro più persone possibili. E chi è che ha questa grande responsabilità? Questa grande responsabilità ce l'hanno gli Atenei, questa grande responsabilità ce l'hanno gli attori, i cosiddetti policy makers, ma alla fine questa grande responsabilità ce l'hanno le persone che sono state formate, che sono in grado ovviamente di comprendere la rivoluzione tecnologica che abbiamo di fronte e di saperne, ciascuno con il proprio ruolo, ciascuno con la propria competenza, ciascuno con la propria esperienza, saperne anche orientare e governare lo sviluppo. Cioè siete voi, alla fine è nelle mani vostre, nelle persone che sono formate al massimo livello possibile, che noi affidiamo, o che noi insieme, insomma, ecco, affidiamo il ruolo di promuovere lo sviluppo, ripeto, uno sviluppo che non è soltanto economico, ma che è anche uno sviluppo culturale del nostro territorio e, ci siamo detti, davanti al Presidente del nostro Paese. Quindi avete una grande responsabilità. Una grande responsabilità, come dicono, si dice spesso nel mondo anglosassone, anche di restituire, il cosiddetto giving back. Voi avete ricevuto molto, voi vi siete formati nel corso di moltissimi anni e adesso questo è il momento ovviamente di pensare allo sviluppo professionale della vostra carriera, ma anche di dare indietro, ecco, di restituire alla società nelle forme che vi saranno possibili, ecco, il grande patrimonio di formazione che avete ricevuto. Della vostra formazione potete essere contenti. Noi abbiamo un sistema universitario e in particolare la nostra università, il nostro Politecnico, pur insomma in un contesto nazionale che presenta molte incertezze, che presenta tutta una serie di criticità che tutti conosciamo, però ecco, la qualificazione della nostra formazione è riconosciuta a tutti i livelli, è riconosciuta a livello di laurea, e lo sapete che nei ranking internazionali siamo ai primi posti al mondo, ma è riconosciuta sempre di più anche quella a livello di dottorato. La prova è che i nostri studenti di dottorato sono richiesti ovunque, la prova è che molti dei nostri studenti di dottorato, ahimè, dopo il dottorato trovano collocazione negli istituti esteri e nelle università estere più prestigiose, ma comunque questo è un segno, insomma, che avete una formazione solida che vi accompagnerà, ecco, probabilmente per tutta la vostra carriera professionale. Ciò che noi stiamo cercando di fare, ed è il tema della relazione che farà il dottor Carpaneto sulle prospettive professionali dei dottori di ricerca in Italia, è a livello italiano, ma se vogliamo a livello europeo, di promuovere la figura del dottore di ricerca, che non significa che c'è bisogno di promozione, perché tutti i nostri dottori di ricerca trovano lavoro. Noi lo sapete che abbiamo gli ingegneri di laurea magistrale che trovano lavoro al 94% in un anno, non abbiamo statistiche sui dottori di ricerca, ma penso che siamo intorno al 100%. Il tema non è quello. Il tema è che se si vuole promuovere l'innovazione nel Paese, tornando di nuovo al tema delle nuove tecnologie, siamo in un momento critico. Siamo in un momento in cui, soprattutto nell'ambito manifatturiero, che poi è l'ambito in cui noi rappresentiamo ancora la seconda potenza in Europa, o si innova o si è capaci, ecco, di utilizzare correttamente le tecnologie dell'informazione o il rischio di non essere più competitivi. Ecco, allora, il tema è che l'innovazione si fa attraverso le risorse umane, non si fa attraverso i modelli teorici. Attraverso i modelli teorici si studiano tanti schemi, ma poi la vera innovazione si fa con le persone. E allora
quello che noi stiamo cercando di fare, ma ripeto è un problema che stiamo cercando di fare a livello europeo, è quello di far sì che sempre di più i nostri dottori di ricerca, al di là della carriera accademica che molti di loro vogliono fare e molti di loro faranno sicuramente, al di là di quello possano trovare una corretta collocazione nell'ambito delle industrie, perché è proprio così che si riesce a promuovere la crescita e lo sviluppo del nostro sistema industriale. È un fatto che adesso si sta cominciando a comprendere, si sta cominciando a capire, ma è cruciale di nuovo in quell'ottica che quello che noi facciamo, quello che voi farete, vuole essenzialmente ed essenzialmente un servizio che noi facciamo al paese, un servizio che noi facciamo al territorio, anche perché tutti noi, tutti voi, ovviamente se siamo arrivati in questa condizione è anche per un forte investimento che è stato fatto dal paese nei vostri confronti. Questo è l'ultimo tema su cui vorrei spendere due parole. Come vi ho detto, voi arrivate dopo un percorso durato 8 anni, anche qualche anno in più, perché insomma c'è sempre stato un po' di magari di interruzione di attesa tra la laurea e l'inizio del dottorato, in cui su di voi ci sono stati dei forti investimenti. Ha investito lo Stato innanzitutto, hanno investito i contribuenti, perché è chiaro che l'università è soltanto parzialmente, anzi minimamente pagata dalle tasse degli studenti. Pensate che l'insieme delle tasse degli studenti rappresenta meno del 10% del budget dell'università, è essenzialmente un investimento che fa tutta la collettività. Poi ci possiamo lamentare perché questo investimento non è sufficiente, e non è sufficiente, l'abbiamo detto in occasione dell'inaugurazione, ma comunque questo è. Ma oltre alla collettività, chi ha profondamente creduto in voi, perché nel dottorato di questo c'è stato bisogno, sono state le vostre famiglie che vedo qua rappresentate, le quali anche hanno investito molto. Hanno innanzitutto investito credendo in questa scommessa che facevate, perché comunque, insomma, mentre la laurea è un processo consolidato, tutti cercano di ottenerla, la scelta del dottorato di ricerca è ancora una scelta abbastanza d'élite, abbastanza particolare nel paese, no? Non tutti la fanno, anzi in pochi la fanno. Pensate che noi abbiamo 30.000 studenti e il numero di studenti di dottorato è sotto i 1.000, insomma 700-800, quindi capite che i numeri sono quelli. E siamo tra quelli che hanno più studenti di dottorato nelle università italiane, siamo forse uno degli atenei che più ha investito sul dottorato, e questo lo sapete perché avete una borsa di studio che, sebbene bassa, è più alta rispetto a quella delle altre università, e sapete bene tutti gli investimenti che noi abbiamo fatto nel dottorato. Comunque è una scelta, ancora una scelta elitaria in qualche modo, e ci vuole un contesto intorno che ci creda. Le vostre famiglie ci hanno creduto, hanno investito molto, probabilmente un investimento pari se non superiore a quello che è stato fatto dalla collettività, e di questo noi li dobbiamo ringraziare, perché sicuramente senza il loro grande contributo, non soltanto economico, voi non sareste qua e nemmeno noi saremmo qua, e non avremmo così la soddisfazione di poter dare il titolo, graduare un numero così elevato di dottori di ricerca così qualificato. Quindi a loro va anche il nostro riconoscimento. Il dottorato è cambiato, avete visto che noi sempre di più cerchiamo di mettervi in contatto con il sistema delle aziende, con il sistema socio-economico, ecco. E grazie. Saluto i familiari della nostra collega Tiziana Vitrano, che sono arrivati adesso. Dirò adesso due parole, credo anche il sindaco del comune, non so se sia presente. Stavo appunto dicendo, sta cambiando, cerchiamo di mettervi sempre più in contatto con le aziende, e anche l'iniziativa, l'ultima iniziativa che abbiamo qua in programma, che è quello La mia ricerca in 3 minuti, proprio dedicata a Tiziana Vitrano, la nostra collega che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso in modo
prematuro. È un'iniziativa importante perché di nuovo tra i tanti skill che noi vogliamo sviluppare e promuovere nei nostri dottori di ricerca c'è anche quello di saper ben esporre, ben presentare le idee che stanno alla base della loro ricerca. Tiziana aveva lavorato molto su questo, non soltanto sul dottorato, ma in generale perché gli Atenei fossero capaci di spiegare, non agli addetti ai lavori, non nelle conferenze internazionali dove ci sono tutti degli specialisti, ma fossero in grado di spiegare alla società le cose importanti che stavano facendo. Perché? Perché di nuovo, insomma, su di noi, bene o male, insomma, la società sta facendo un grande investimento e noi abbiamo questo obbligo anche di restituire, ecco, alla società quello che stiamo facendo. E abbiamo anche questo obbligo di essere capaci di spiegarlo, di divulgare e poi ovviamente di mettere a disposizione i risultati della nostra attività di ricerca. Rientra in quella restituzione, ecco, di cui si diceva. E allora ecco che proprio prendendo spunto da questa iniziativa che la nostra collega aveva portato avanti in tutto l'Ateneo e che adesso è molto avanzata e che ha messo i dipartimenti nella condizione ormai di sapere esporre, presentare all'esterno nelle forme corrette la propria attività di ricerca, questa iniziativa noi l'abbiamo estesa ai nostri dottori di ricerca. E quindi alla fine avrete quel momento in cui alcuni dei nostri dottori di ricerca selezionati presenteranno davanti a una giuria sinteticamente i risultati fondamentali, direi l'impatto, torniamo all'impatto della loro ricerca e sulla base dei risultati della ricerca, che comunque sono buoni, ci sono, se no non sareste qua, ma soprattutto della vostra capacità di esporli e di presentarli in 3 minuti, ripeto, poi saranno premiati. Questa è l'ultima iniziativa che però, vedete, rientra in quel quadro complessivo che l'impostazione, una nuova impostazione, se vogliamo, del dottorato che stiamo dando, affinché sia un dottorato di ricerca sempre meno chiuso nell'ambito dell'università e sempre più aperto alla società, come crediamo che l'università debba essere, soprattutto dovete esserlo voi, che da domani, ecco, sarete in prima linea nella vostra vita professionale e in prima linea ovviamente nel sistema socio-economico che vi attende. Bene, questo chiude la mia presentazione. Ovviamente dopo aver ringraziato tutti, dopo aver ringraziato le vostre famiglie, devo ringraziare i tutori perché ovviamente il dottorato di ricerca è strettamente connesso al fatto che ci sono dei colleghi, dei docenti che anche loro su di voi investono molto del loro tempo, è tempo ben investito certamente, però devo ringraziare i tutori, devo ringraziare chi sta coordinando la scuola di dottorato, dandogli veramente un nuovo impulso. Il dottorato in questi anni al Politecnico è molto molto cresciuto e quindi il direttore Flavio Canavero, il collegio della scuola e tutto lo staff amministrativo che insomma credo supporti in modo eccellente. E infine voi, perché con voi mi devo essenzialmente congratulare. Noi lo diciamo sempre, quando io mi trovo all'estero, torno adesso dalla Cina, sono stato in una delle grandi università cinesi, la Tsinghua University, la prima università cinese di tutta la Cina e una delle prime al mondo, una che nei ranking sta ai primissimi posti. Ebbene, che cosa mi hanno detto? Mi hanno detto: ma noi abbiamo alcuni vostri dottorandi che stanno facendo qua il postdoc, sono dell'area dell'architettura, quelli sono veramente bravissimi. Ecco, i veri ambasciatori delle nostre università, quelli che poi ne determinano la reputazione, non è il rettore, non sono neanche i professori, ma sono i nostri studenti e in particolare i nostri studenti del livello più elevato, cioè i dottori di ricerca. E quindi anche per questo io vi devo ringraziare, perché sicuramente sarete degli ottimi ambasciatori e oggi ovviamente mi devo sostanzialmente e essenzialmente congratulare per il grande risultato che avete raggiunto. Grazie. Grazie Rettore, fra un momento sarete proclamati dottori e quindi diventerete
ex allievi del Politecnico. Quindi che cosa di meglio se non avere il saluto del rappresentante dell'associazione ex allievi del Politecnico, che peraltro è un nostro emerito del Politecnico, il professor Valentino Castellani, ex sindaco della città di Torino, che attualmente dedica una parte del suo tempo e delle sue attività a seguire appunto coloro che sono stati allievi del Politecnico, non solo dottori, anche tutti i laureati che sono passati per il Politecnico e che in qualche modo con i quali si cerca di mantenere un rapporto con le radici della scuola di origine. Perciò lascio la parola al professor Castellani per un saluto. Grazie Flavio, buongiorno a tutti. Io devo dire che entro qui dentro sempre con un po' di emozione, perché ho passato 35 anni dentro il Politecnico, 5 da studente e poi 30 da insegnante, quindi insomma la considero un po' la mia casa principale. Diceva bene un momento fa il rettore, credo che nella complessità del mondo con il quale, con la vostra professione, avrete a che fare da qui in avanti, dicevo, nella complessità di questo contesto, la cosa più importante, la risorsa più importante sono le relazioni tra le persone, la capacità di scambiare esperienze, la capacità anche di ascoltare le esperienze degli altri. L'associazione della quale io sono vicepresidente, l'associazione si chiama Alumni Polito, qualcuno dice alumni, ma a me non piace, no? All'americana, no? Alumni Polito, la trovate se andate andate su internet, cercate Alumni Polito, trovate il sito. Ha fondamentalmente lo scopo di costruire un sistema di relazioni fra le persone che hanno considerato questa esperienza del Politecnico come un'esperienza importante della propria vita. Abbiamo costituito dei gruppi in vari paesi del mondo, anche recentemente negli Stati Uniti, in Asia, per cui insomma c'è la possibilità di stabilire e di conservare relazioni, di scambiare esperienze. Ci si iscrive, nei primi anni l'iscrizione è gratuita, è quasi automatica, non vi tedio adesso con regole e cose varie che trovate tutte scritte sul sito. Vi invito quindi a far parte di questa grande famiglia di tutti noi che qui dentro abbiamo imparato, non tutta, ma insomma una parte importante della nostra vita, no? Non è solo un problema affettivo, è anche quello, le relazioni con le persone. Invecchiando poi ci si accorge di quante occasioni da giovani si sono perdute, no? Nello stabilire queste relazioni, ma intanto non è meglio non vivere di nostalgie, ma vivere di progetti. Allora io vi invito a visitare il sito, a mettervi in contatto con la nostra associazione, a dare il vostro contributo anche alla costruzione di questo grande patrimonio di relazioni tra le persone che hanno vissuto qui dentro una parte importante della loro vita. Vi ringrazio, mi congratulo con ciascuno di voi, con le vostre famiglie e vi auguro un futuro pieno di soddisfazioni. Grazie professor Castellani. E ora, riagganciandoci a qualche considerazione che ha già fatto precedentemente il rettore su quelle che sono le prospettive per un dottorando alla fine del proprio percorso, abbiamo una breve presentazione
dottor Carpaneto, che è direttore della Fondazione Human Plus e che ha un'esperienza più che quindicennale sulla formazione e lo sviluppo delle risorse umane, e con la sua formazione stiamo appunto facendo un percorso per i dottori che sono al termine del loro percorso, che sono in uscita, per renderli consapevoli di quelle che sono le possibilità a valle del conseguimento del titolo, e in particolare poi gli skill che sono richiesti per andare in un mondo del lavoro al di fuori dell'università, quali sono anche i modi per cercare di proporsi in questo ambito, e specialmente nell'ultimo periodo con ovviamente l'evoluzione tumultuosa che è dovuta anche ad internet, ci sono dei modi diversi per proporsi sul mercato, e anche di questi, sul mercato del lavoro, e anche di questi bisogna essere consapevoli se si vuole poi essere efficaci e avere delle risposte positive dal mondo del lavoro. Allora, il dottor Carpaneto ci parlerà un po' di queste prospettive professionali dei dottori di ricerca in Italia. Prego. Porgo a voi tutti i miei saluti e ringrazio la scuola di dottorato per l'invito a partecipare a questo momento così importante e ufficiale, e allo stesso tempo per la possibilità di parlare di un argomento che ci sta molto a cuore come Fondazione Human Plus. E noi siamo un'organizzazione no profit del terzo settore che fa ricerca scientifica e poi successive applicazioni sul tema del capitale umano. Cioè, noi ci occupiamo sostanzialmente di talento delle persone, quindi anche, fra gli altri, dei dottori di ricerca. Ecco, in pochi minuti, quindi non preoccupatevi, poi passiamo alla parte che vi sta più a cuore, cercherò di dare risposta a una domanda di fondo, cioè quanto è utile investire 3 anni della propria vita per conseguire un titolo, il titolo di dottore di ricerca oggi per un ingegnere o per un architetto. Quindi ovviamente il dottorato di ricerca ha un valore in sé. L'interrogativo vero è chiedersi qual è la sua utilità specifica, qual è il tipo di utilità che genera, e cercherò di rispondere da un duplice punto di vista che spiega anche il titolo, quindi prospettive professionali e non solo di un dottore di ricerca. Innanzitutto dal punto di vista della sua utilità professionale, cioè quindi quanto abilita a trovare posto nel mondo del lavoro, in modo particolare al di fuori della carriera accademica, perché appunto è il futuro professionale della grandissima parte dei dottori di ricerca e al di fuori dell'università. E poi vorrei spendere qualche parola per un'utilità un po' più complessiva che ritengo abbia un dottorato di ricerca, quindi qualcosa che va un po' al di là anche della sfera professionale e che abbraccia un po' una prospettiva di vita dove c'è spazio per il lavoro, ma non solo. Allora, utilità professionale. L'unico dato che utilizzerò è un dato dell'Istat, quindi dell'Istituto Nazionale di Statistica, che ci dice che dopo 4 anni dal conseguimento del titolo il 92%, in realtà è oltre il 92% dei dottori di ricerca in ingegneria, è un dato specifico su di voi, dottori di ricerca in ingegneria e architettura ha un'occupazione stabile. Fra l'altro è il tasso di occupazione più elevato
tra i vari indirizzi di dottorato, ex aequo con i dottorati di ricerca in medicina, quindi medici specializzati e i dottori di ricerca in informatica. Non preoccupiamoci tantissimo di quell'8%, no? Quindi qualcuno potrebbe dire sì, 92% è un'ottima percentuale, però ci sono 8% di disoccupati. In realtà quel dato include soprattutto chi per scelta di vita ha deciso di non lavorare, quindi tecnicamente sono degli inoccupati più che dei disoccupati. Ecco, che cosa fanno, lavorativamente parlando, i dottori di ricerca dopo il conseguimento del titolo? Sostanzialmente hanno quattro sbocchi professionali. Il primo, che numericamente, ecco, i quadrati indicano grossolanamente la quota di dottori di ricerca che scelgono quello sbocco professionale, o che sono scelti anche, perché un po' così avviene nella vita, da quel settore. Il primo è l'imprenditoria, parliamo di 3-4 punti percentuali, quindi un numero piccolo ma molto molto importante. Alcuni dottori di ricerca, dopo aver conseguito il titolo, creano una nuova impresa. In genere un'impresa altamente innovativa e a forte contenuto tecnologico. In genere viene fatto in collegamento con gli incubatori accademici, cioè quelle strutture che in ambito universitario sono proprio nate per supportare e anche proprio per proteggere nei primi mesi, nei primi anni di vita una neoimpresa, per poi consentirle di spiccare il volo. Tra l'altro, e lo dicono le classifiche internazionali, anche da questo punto di vista il Politecnico è un'eccellenza a livello europeo, cioè I3P, questo è il nome dell'incubatore accademico di questo Ateneo, è tra i migliori a livello europeo. Poi abbiamo una quota di, il secondo sbocco professionale, una quota di dottori di ricerca che trova collocazione nel settore pubblico, quindi escludendo la quota che fa carriera accademica. Qui parliamo di un numero piuttosto basso, perché come sapete il nostro Stato può assumere molto poco in questi ultimi anni, e quindi è una percentuale grossomodo intorno al 12-15%. Di persone che trovano collocazione, beh, innanzitutto di dottori di ricerca, che trovano collocazione innanzitutto nel circuito degli enti di ricerca pubblica, che sono qualcosa di distinto, collegato, ma di distinto rispetto al mondo universitario. E quindi, diciamo, tutti quei soggetti, cito il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che fanno ricerca in ambito pubblico, fanno ricerca scientifica. Poi trovano, sempre nel settore pubblico, i dottori di ricerca, in una certa quota, trovano occupazione nelle amministrazioni locali, quindi comuni, province e regioni, e alcuni trovano una collocazione professionale nell'amministrazione centrale, quindi nella scuola, quindi come insegnanti, nella protezione civile, nelle strutture ministeriali che si occupano di trasporto, infrastrutture e via dicendo. Ma la quota più significativa di dottore di ricerca lavora in altri due ambiti, quindi ben superiore al 50%. O fa libero professionista, quindi lavora in proprio, come ingegnere, come architetto, oppure è un lavoratore dipendente, un dipendente di un'azienda. Quindi possiamo dire che il dottorato di ricerca funziona, tra virgolette, per dare un futuro professionale a chi ha conseguito questo titolo. Ecco, allora, cerchiamo di entrare un po' nel merito. Allora, perché avviene tutto ciò? Perché comunque riscuote un ottimo successo nel mercato del lavoro? E qui, secondo me, bisogna fare una premessa molto importante. Il dottorato di ricerca è un'esperienza di lavoro. È un'esperienza triennale di lavoro. Viene retribuito, avviene all'interno di un'organizzazione molto complessa come l'università e si è messo in contatto con tutta la complessità gerarchica che l'università, siano dei capi, tra virgolette, dei docenti di riferimento, e si hanno dei compiti, dei ruoli. Quindi è molto importante pensarla come un'esperienza di lavoro a tutti gli effetti. E grazie al fatto che è un'esperienza di lavoro, io credo, non solo io, fortunatamente, che il dottorato di ricerca vi ha consentito di maturare alcune competenze fondamentali. Per competenze intendo dire proprio il saper fare, sono delle abilità che poi si possono spendere nella propria professione.
E qui c'è un altro tema piuttosto importante, proprio perché comunque è una scelta fatta da pochi e non da tanti, il dottorato di ricerca non è così noto anche nel mondo del lavoro. Cioè, diciamo che prevale un po' un'immagine stereotipata, c'è cioè un po' un luogo comune che il dottore di ricerca è uno scienziato più o meno pazzo che ha vissuto chiuso o recluso in un laboratorio per 3 anni e poi è uscito nel mondo. E quindi gli si riconosce tendenzialmente delle competenze scientifiche, ovviamente, no? Questa è la cosa che chiaramente più, è più evidente. Cioè, il dottore di ricerca ha una preparazione di alto livello su uno spettro tecnico e tecnologico molto ampio e poi, oltretutto, è un esperto di un campo molto, molto più circoscritto, estremamente specialistico, che è il tema su cui ha fatto il dottorato. In realtà c'è ben altro, e di questo in particolare vorrei parlare. Cioè l'utilità del dottorato, l'utilità professionale e il successo occupazionale dei dottori di ricerca non si spiega solo perché ha questo pedigree scientifico, questo background scientifico, ma perché ha maturato delle competenze trasversali e personali. Le competenze trasversali, quindi questo saper fare, questa capacità di applicare, le competenze trasversali sono delle competenze tecniche che hanno la caratteristica di essere applicabili a ruoli, mestieri, contesti estremamente diversificati, quindi tanto nella libera professione che nel settore pubblico, in aziende molto diverse tra di loro. Le competenze e farò degli esempi, ovviamente. Le competenze personali, invece, sono competenze non tecniche, infatti vengono anche chiamate soft skills, competenze soft, molto legate a come ci comportiamo, che convinzioni abbiamo, che convinzioni abbiamo. E anche di questo farò qualche esempio. Ecco, per quanto riguarda le competenze trasversali, quindi stiamo parlando, lo ribadisco, di qualcosa che il mercato del lavoro riconosce essere di valore. Cioè queste sono competenze che oggi servono molto, che sono ricercate. Il tema fondamentale è che troverete molti interlocutori che non sanno che voi avete questo patrimonio di competenze trasversali e personali, proprio perché hanno questa idea un po', anche un po' superata di che cos'è un dottore di ricerca. E quindi è molto importante esserne consapevole, perché molte volte l'onere di dimostrare il possesso sarà vostro. E 3 competenze tra le molte trasversali. Beh, innanzitutto l'internazionalità. Allora, in media un dottore di ricerca italiano ha una competenza linguistica in inglese nettamente superiore a un neolaureato e molte volte superiore a un ingegnere, a un architetto di pari età. Quindi sapete bene l'inglese, scritto, parlato, cantato, questo è qualcosa che genera valore sul mercato del lavoro. Ma genera valore anche un'altra cosa, che avete abitudine a operare in contesti internazionalizzati. Fate parte di gruppi di ricerca dove contribuiscono molte volte ricercatori di paesi molto vari, di nazionalità molto diverse. Fate viaggi di studio, trascorrete una parte del dottorato all'estero, partecipate a convegni scientifici internazionali e via dicendo. La seconda è anche molto importante, project working, vuol dire gestione di progetti. Il dottorato è incentrato, è un grande progetto triennale, poi tutta una serie di progetti più circoscritti. Quindi il dottorato insegna a lavorare a progetto, quindi tutta una serie di tecnicalità per lavorare a progetto. Ed è esattamente quello che succede ormai in tantissimi contesti di lavoro, dove si lavora a progetto, cioè quindi ci si pone un obiettivo per qualche mese, per qualche anno, che deve essere realizzato, deve produrre dei risultati, e poi si passa a un altro progetto, ad un'altra commessa. Quindi il fatto di aver sviluppato questa competenza, di nuovo, è estremamente importante, fra l'altro su progetti di alta complessità, non solo tecnologica, ma proprio perché sono molto lunghi, hanno dei team estremamente ampi, e fra l'altro molte volte si svolgono in modo remoto, cioè il team di progetto nei dottorati di ricerca molte volte non è fisicamente concentrato in un luogo, in un ufficio, ma è distribuito veramente alcune volte in tutto il mondo, quindi a distanza, e questo elemento aggiunge un ulteriore elemento di complessità. E infine, chiaramente il mercato del lavoro cerca persone che abbiano una abilità digitale e
di data management, quindi di gestione di dati, è particolarmente avanzata. E anche da questo punto di vista avete qualcosa veramente da dare. Molti di voi so che usano linguaggi di programmazione, quindi il coding, sanno programmare, fate uso di applicativi piuttosto particolari, piuttosto sofisticati, un gran numero, applicativi informatici, tutti fate uso di dati, quindi sapete consultare banche dati, sapete fare web searching, tutto ciò configura una competenza che interessa molto il mercato del lavoro. Dico qualcosa brevemente anche sulle competenze personali, quelle che sono più vicine a quello che siamo, e ne ho scelte tre, perché ritengo che siano da un lato quelle che il mondo del lavoro cerca e dall'altro siano quelle che si maturano durante un dottorato di ricerca. La prima è l'autonomia. L'autonomia, quindi l'intraprendenza, lo spirito di iniziativa e anche l'autodisciplina, non dimentichiamo, chi fa il dottorato lo sa molto bene, ma faccio una considerazione un po' generale, il dottorato di ricerca non ha orari, cioè non c'è un orario, cioè ci vuole una capacità di auto-organizzarsi notevole. Questo cosa c'entra col mondo del lavoro? Sempre di più nel mondo del lavoro ci sono posizioni, come si dice, discrezionali, altamente discrezionali, cioè dove non è tutto ben definito, prescritto, e si sa esattamente cosa bisogna fare. Quindi un buon livello di autonomia è di nuovo un altro ingrediente fondamentale di una buona offerta di competenza professionale. Polivalenza, o multitasking se preferite. Polivalenza, ecco, potessimo seguire una giornata tipo di un dottore di ricerca, vedremmo un uomo o una donna che passa da una riunione con il proprio tutor, ma sta già pensando al seminario che deve tenere poco dopo e sta rivedendo gli appunti, con la mente alla presentazione che dovrà fare ad un convegno scientifico la settimana dopo, ma si deve sbrigare perché ha una finestra temporale per utilizzare una certa tecnologia in laboratorio, persa la quale deve mettersi in lista d'attesa. Lavora così, cioè fa molte cose contemporaneamente, esattamente quello che avviene sempre di più nel mondo del lavoro, se si lavora in proprio, libera professione, se si lavora in un'azienda, se si lavora tanto più a creare un'impresa, e avviene anche in una certa misura nel pubblico impiego. Quindi saper fare molte cose contemporaneamente, non spaventarsi di questo caos lavorativo nel quale si è sempre più immersi. L'ultima è, mi piace tantissimo, è l'apprendimento continuo. Cioè attraverso un dottorato si impara ad imparare. Di tutto. E questo è un altro tema fondamentale nel mercato del lavoro del terzo millennio, dove appunto, come prima ricordava il professor G, insomma, le frontiere tecnologiche, non solo, organizzative, culturali, si spostano in continuazione e tutti si è in qualche modo investiti di questo compito, quindi di imparare. Un dottore di ricerca sa imparare di tutto e sa imparare sempre, e questa è il terzo elemento che volevo mettere in evidenza. E concludo, e questa è una cosa a cui tengo particolarmente, quindi oltre al lavoro, io penso che l'aver frequentato, aver conseguito un titolo di dottore di ricerca va un po' oltre solo il tema professionale, cioè sia una di quelle esperienze fondanti nella vita. Cioè una palestra che consente di formarsi, di contribuire a formare un'identità, un'individualità e quindi non solo una professionalità. Ovviamente non è la sola, ma secondo me il dottorato di ricerca interviene con delle specificità, insomma. Cioè, qual è quindi questo contenuto specifico, questo contributo a formarsi come persona, come cittadino, poi genitore, spero per voi, insomma, da vari punti di vista. Quindi che cosa rimane, ecco, detto un po' provocatoriamente, cosa rimane quando si incomincia a dimenticare tutto? Quindi si dimenticano le nozioni, le specializzazioni, le conoscenze di nicchia. Dico tre cose, credo molto molto importanti. La prima è che rimane una comprensione profonda di che cos'è la scienza. E non devo dire quanto oggi è importante nel mondo in cui viviamo la scienza e la tecnologia. Cioè quindi una comprensione profonda del metodo scientifico, di come si ragiona nella scienza, della sua imparzialità, del suo rigore, della sua trasparenza. Un'altra cosa fondamentale è che si è toccato con mano, si è fatta esperienza di che cosa vuol dire appassionarsi. Appassionarsi profondamente per la conoscenza, per la scoperta, quindi anche per la curiosità.
che è legata a tutto questo. E infine, un'altra cosa molto importante è che si è stati molto vicini, molto a contatto, quindi se ne è anche proprio impregnati di cultura. La cultura è una sola, è tanto umanistica che scientifica, e tutti sappiamo che è un incredibile strumento di comprensione del mondo, della società in cui viviamo. Ecco, credo che queste esperienze, anche queste ultime, non così, sembrano quasi inutili, hanno un'inutile utilità e vi accompagneranno per tutta la vostra vita, indipendentemente da quello che sarete, diventerete, farete, e credo che anche per queste ragioni il dottorato sia qualcosa di unico, di ricco e di prezioso, di cui essere davvero orgogliosi. Grazie. Grazie. A complemento di queste considerazioni e in vista del concorso che apriremo subito dopo sulla presentazione della tesi in 3 minuti, vorrei chiedere al vicerettore per il trasferimento tecnologico, professor Emilio Paolucci, di darci alcuni flash sulle motivazioni per le quali è sempre più importante per un dottorando, non solo per un dottorando, di presentarsi, di essere capace a sostenersi, a presentarsi in pubblico e anche a sviluppare uno spirito di imprenditorialità per promuovere quello che ha studiato e quello che ha trovato durante i propri anni di studio. Emilio. Grazie Flavio, ringrazio il professor Canavero per avermi invitato in questa occasione, sono molto felice. Non ripeto quello già detto dal professor Canavero, dal magnifico rettore, dal professor Castellani, che mi trovano totalmente d'accordo, cerco soltanto di aggiungere alcune cose di dettaglio, cercando di legare il motivo per cui facciamo questo premio, che ci tiene vicina la collega Tiziana, quindi ogni anno ricordarci questo è un po' come averla ancora con noi a lavorare, perché questo suo lavoro è stato importante e ci teniamo a ricordarcelo, e anche a riprendere alcuni concetti che ho cercato di applicare. Io insegno un corso con i dottorandi, alcuni dei presenti sono stati i miei studenti, con alcuni, auspico questo per tutti, ho credo sviluppato un rapporto di amicizia che spero duri nel tempo, perché la relazione discente-docente in questo ambito è diversa, fortunatamente molto più intensa, e voi vi portate dietro anni e anni di esperienze e di conoscenze che qui sviluppiamo, in questo siete unici. Stavo dicendo, perché questa relazione fra il premio Tiziano e Vitrano è quello che fate voi, perché come si diceva prima, voi avete una collocazione importante in questa società. Questo è un paese che parla spesso a sproposito di una cosa di cui ha molto bisogno, che è l'innovazione, e l'innovazione, come si diceva prima, la fanno le persone che hanno l'idea, che hanno una voglia, hanno l'energia per portarle avanti, e voi siete fra quelli oggi meglio posizionati, siete i migliori candidati per fare questo, perché vi portate dietro la frontiera della tecnologia, avete una visione del mondo che io alla mia età non ho più, non è più aggiornata, perché capiamo il mondo in modo diverso rispetto a quello che dovrebbe essere quello che oggi sta diventando il mondo. Voi avete questa freschezza, non avete però, ed questo è il motivo per cui facciamo un certo tipo di corsi, la coscienza dell'importanza della vostra posizione. È difficile, perché vi manca l'esperienza esterna, capire come posizionarvi e come contribuire al cambiamento del mondo. A volte siete più spaventati che consci delle grandi potenzialità che avete. Fare innovazione vuol dire prendere le conoscenze che avete sviluppato, non da soli, ma anche quelle dei vostri colleghi, e usarle per risolvere dei problemi concreti. Allora, noi abbiamo fatto alcune cose che semplicemente ricordo per condividerle, non per darne un valore assoluto. Fare i programmi con il CERN di Ginevra e con delle challenge di livello globale portate da organizzazioni internazionali è importante, perché io ho visto dei ragazzi fantastici
immaginare un mondo diverso usando le cose che facevano insieme ad altri. E quando si parla di creazione di start-up, cosa che è diventata fondamentale, nel quale il Paese, oltre a annunciare molte cose, ha fatto poco, quest'anno abbiamo visto tre idee nascere dal nulla e avere già una prospettiva di adozione e di sviluppo molto molto elevata, con i famosi investitori che mancano quando ci sono le idee, ma che poi quando ci sono le idee, cioè la qualità delle persone, arrivano velocemente. E io sono molto orgoglioso di questa cosa, sono molto onorato di aver insegnato e avuto a che fare con questi studenti. Abbiamo creato anche delle opportunità nel trasferimento tecnologico, la mia attività principale, di finanziamento della creazione di oggetti da quelle che sono le attività di ricerca, con la condizione che ci fossero dei giovani. E tutto quello che abbiamo visto portava dietro il know-how e la ricerca dei colleghi, ma l'energia e la voglia di fare, di portare avanti, dei dottorandi. Tutte le start-up degli ultimi due anni sono guidate da dottorandi, di fatto, gli spin-off, e hanno raccolto importanti capitali in poco tempo, non tanto per i capitali, ma per la, credo sia importante, ma per la capacità dei giovani di creare qualcosa di utile, di attrarre risorse, perché queste risorse servono per creare qualcosa di nuovo. Il tema del raccontarsi non è un qualcosa di negativo per l'ingegnere. Oggi fate cose che io stesso, da professore, faccio fatica a capire. La complessità delle tecnologie che voi oggi portate avanti è elevatissima e non potete sperare di trovare qualcuno che le capisca. Non provate a spiegarglielo perché non è in grado di capirlo. Non di meno quello che serve, quello, l'utilizzo delle vostre tecnologie, è fondamentale. Quindi il tema della comunicazione, che è legato alla presentazione che vedrete del premio, è un tema fondamentale perché voi troviate una posizione, un impatto nella società. Einstein diceva: devi saper spiegare a tua nonna qualsiasi cosa complicata, non tanto per mancanza di rispetto della nonna, ma per legare le diverse generazioni e per rendere, cioè se hai capito un problema devi saperlo in qualche modo rendere semplice, perché questo è il tuo lavoro. Questo lavoro lo facciamo anche attraverso questo premio, perché è un momento importante di autocomprensione di quella che è la propria capacità e quello che potete dare. Si è parlato di give and take. Avete avuto, credo, una formazione di livello estremamente elevato. Vi siete portati dietro questo. Il giving back è anche legato alla vostra capacità di trovare una posizione adeguata al vostro talento, e siete tutti diversi, non potete pensare di essere tutti uguali. Manca la capacità di far capire e di legarvi alle persone che stanno intorno a voi, perché senza di questo è molto difficile che voi abbiate l'impatto che vi meritate e che potete avere per il bene di tutti quanti. Detto questo, io ringrazio tutti quelli che sono presenti, le famiglie, mi unisco alle congratulazioni e ai saluti che sono stati espressi prima, e non posso che aggiungere in bocca al lupo, e spero di mantenere il contatto con tutti quelli che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere in questi anni. Arrivederci. We're experiencing a period of innovation and technological change that is steadily becoming part of our daily life. This innovation often goes beyond the boundaries for which they were created and offers significant potential for improvement and solution of important global problems. These new businesses are interesting because they help to solve common problems. For these reasons, we had the idea to start the Innovation for Change project. It will last 6 months, will involve 50 bright people from SAFN MBA and PhD of Politecnico di Torino. The Innovation for Change project has the goal to train and help young talented people to get to know more about such technologies. They will work together first in Geneva, then in Torino, with a common goal to create potential new sustainable business that can have a global impact. In June, we will choose the project that presents the greatest potential. And it's now the turn of these young people to come up with a successful idea that has the potential to create this new startup of the future. Idea Square is a place where ideas and people meet. Some people say they come here to collide like the particles. Innovation for Change is a project where we start from humanitarian needs and the needs of the planet. We are here as a mentor, and we put forward an environment problem
this is a kind of melting pot, a very nice merge of existing knowledge, experience and creativity. All these ingredients together can burst innovation. Interact with young guys with very good new technologies, and these young guys are generating new ideas for the innovation of the power company. Eight challenges, in particular my own, is related to air pollution in big cities. Different academical backgrounds, which are more technical and not technical, I think it brings a high value in the group. So joining these two forces is a great way to, in this case, solve global challenges. How to build up a team and how to build up an experience starting from nothing in 1 week. So students were getting a deeper knowledge of what startups were about. What is great about this is that the problems that we're really facing are real problems that have been given as challenges by real companies. You cannot expect your solution to be ready on time. You need time to work on it. So I'm sure that the next 5 months will be exciting as these 5 days have been. We thought that we had finished our works during the first week, so we had to restart and restart and restart. We want the presentation to be perfect because those 5 minutes represent 5 months of hard work that the whole group put into this project. Time is running out and we feel a little bit pressed, I have to say. When all of us proposed a different solution and we didn't know where to go and what to do. We basically changed our idea over and over. We are working on the presentation and the message we want to communicate to the other. We need this presentation to convince people that we have something on which we can really work on. It's not just blah, blah, blah. Bene, ora passiamo alle presentazioni dei sei finalisti del concorso La mia ricerca in 3 minuti, intitolato a Tiziano Vitrano, seconda edizione, perché l'anno scorso, esattamente in questa occasione, abbiamo già lanciato questa iniziativa. I sei finalisti arrivano da una serie di autocandidature, di una sessantina di autocandidature fra i nostri dottorandi, che sono passate attraverso una preselezione interna e ora presentiamo questi sei finalisti ad una commissione esterna di persone di altissima qualificazione nel settore della comunicazione. Ve li presento, sono schierati lì, sono Piero Bianucci, che è uno scrittore e giornalista scientifico, sicuramente molti lo conoscono perché ha diretto il settimanale Tutto Scienze della Stampa, poi Alberto Cora, che è un socio di Centro Scienze ed è responsabile della didattica e della divulgazione dell'Osservatorio Astronomico di Torino e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e infine della dottoressa Claudia Pregno, che è giornalista al TG Leonardo della Rete 3, che si occupa appunto della divulgazione delle ricerche e della parte scientifica e tecnologica nella terza rete. Bene, allora a questo punto possiamo cominciare. Chiamiamo ad uno i sei concorrenti. Cominciamo con Sara Asimi,
che farà la sua presentazione sulla progettazione per dei sistemi computer, di computer ad alta performance e pronta? Andiamo via. I can't stop. Good morning. Have you ever thought how invisible things can change your life and can affect your life? So let's start with a story. Imagine to be sitting in a beautiful airplane, relaxed, comfortable, enjoying a glass of wine, like the passengers of flight Qantas 72 in October 2008, which was supposed to travel from Singapore to Australia. But suddenly, the flight lost height for hundreds of feet, which leads to an emergency landing of the flight. As a result, hundreds of people got injured seriously. But what happened and what was the reason? It's interesting to know that during your flight, your airplane is traversing a rain, but not a rain of water drops, but an invisible rain of radiation particles coming from space, that if one of these particles hits the onboard electrical computers of your flight, it can cause a failure to your system and to your airplane. That is actually what happened to the flight Qantas 72. So what we can do? How we can stop these radiation particles? Of course, the first thing that comes into our mind is, okay, let's use shielding, and it is true and it can work, but shielding can always protect us from all kinds of radiation particles. In fact, no. Most of the particles can go through the shieldings and hit the onboard electronic computers, and again, we have the failure in our airplane. So what we can do, and actually the unique way, is to design flight computers which are resilient against radiation. And that is actually what I'm doing in my PhD. But how I'm doing it? Flight computers are composed of thousands and thousands of electronic chips working all together and controlling our airplane. When these electronic chips are not heated by the radiation particles, they are demonstrating a normal behavior. But when the radiation particles are heating these electronic chips in several positions of our chip, they start to demonstrate a damaged behavior. So the keystone of my PhD is, first of all, identify the positions of the electronic chips that has been heated by these radiation particles, analyzing the damaged behavior, and applying a therapy behavior exactly in these positions, which is nullifying the damaged behavior, and at the end, recovering the normal behavior of our chips. The achievement of my PhD activity has been supported by an international team, including CERN, European Space Agency, and Thales Alenia Space, which shows a reduction of more than 100 times. Considering the fact that these electronic chips are not just the main part of our flights and our airplanes, but also our cars and also our cell phones, my PhD is helping you to have a safe flight, drive, and communication. Thank you. Grazie mille. Grazie. La seconda presentazione ci è data da Miriam Bodino sullo spazio pubblico come strumento di riqualificazione urbana. Buongiorno a tutti, il mio nome è Miriam Bodino e oggi vi parlerò, quando parte la mia presentazione, aiuto, torniamo indietro, vi parlerò della mia ricerca, che parte da una dichiarazione fatta da UN Habitat nel 2016, che dice che il 75% delle città mondiali ha livelli di disuguaglianza economica più alti rispetto a 20 anni fa. Quali sono le conseguenze a livello spaziale di questo fenomeno e qual è il ruolo dello spazio pubblico è proprio il cuore della mia ricerca.
Immaginiamo di dividere le città in due categorie, quelle ricche e quelle povere, il bianco e il nero. Bene, UN Habitat ci dice che all'interno della stessa città il bianco e il nero sta aumentando, però non ci dice cosa succede in mezzo. È proprio l'area grigia e l'area di interesse della mia ricerca. E per comprenderla meglio mi sono recata a Città del Capo, in Sudafrica, che è considerata la città più segregata al mondo, in cui la disuguaglianza spaziale è molto evidente perché la città è stata pianificata dall'apartheid, secondo questo diagramma, che ha diviso la città per settori, ogni settore era specificatamente dedicato a una sola etnia e i cui contatti tra i diversi settori e le diverse aree erano molto controllati e spazialmente ben definiti. Bene, Città del Capo si è sviluppata secondo questo schema che vi ho fatto vedere poco fa e la disuguaglianza spaziale è ancora molto evidente oggi, nonostante l'apartheid sia finito nel 1994. Oggetto delle recenti trasformazioni urbane però della città è proprio l'obiettivo di queste recenti trasformazioni è stato quello di creare spazi pubblici come questi, che hanno cercato di migliorare la situazione, in particolare nelle zone più periferiche e povere della città. E quindi per analizzare qual è stato il ruolo di questi spazi ho intervistato e ho parlato, ho interagito con i principali stakeholder coinvolti in queste trasformazioni urbane per cercare di comprendere effettivamente qual è poi il risultato di queste trasformazioni. E ovvio che questi spazi sono stati positivi per le comunità locali. Immaginiamo che durante l'apartheid queste persone non avevano il diritto spaziale di avere uno spazio pubblico, che è per definizione di incontro, di scambio. Però la cosa più interessante della mia ricerca è stata comprendere come questi spazi pubblici hanno generato un cambio di prospettiva, che può essere considerato sia interno che esterno. Interno perché finalmente i poveri si sono sentiti parte della città in senso più grande e perché alcuni ricchi hanno iniziato a rivalutare alcune parti periferiche. E allora forse si può affermare che lo spazio pubblico può essere utilizzato proprio per contrastare la disuguaglianza spaziale che circonda molte delle nostre città contemporanee. E allora forse la divisione tra il bianco e il nero non sarà più così netta. Grazie per l'attenzione. Passiamo ora a Paolo Pescetto, che ci parla di controllo di motori elettrici. Good morning, I'm coming from the Department of Electrical Engineering and today I will talk about sensorless control of synchronous reluctance motor drives. I know that the title is very not self-evident, but let's try to understand what it means. First of all, we're talking about electrical motors. And what you may do with a motor is to directly connect it to the power grid. Well, if you do so, the motor may rotate, but you don't have any type of control on it. I mean, if you want to control the rotor speed, or the position of the shaft, or the efficiency, or whatever else, you need what is called a power electronic converter that we use to regulate the energy flow between the grid and the motor. And the aggregate of the motor and the converter is called electrical drive. And where do we use it? In a wide number of applications, like simple home appliances, industrial application or robotics, electrical traction, and many others. For example, if you're driving your new and very fancy full electric car at 250 kilometers per hour, I guess you want to regulate the speed, so you need a drive. Now, what type of motor do we use for drive? Many applications use the so-called induction motor, and they do it mostly because it's very well known. I mean, everybody used it for more than 100 years, and we know exactly how to deal with that. But it has problems like low efficiency and low performance at high speed, which basically means that if you are driving your electrical vehicle and you want to overtake another car, the acceleration will not be so fast. What we are doing here is to replace it with another type of motor, which is called synchronous reluctance motor. Honestly, at the moment, the industry don't like it so much because it's complicated to design this motor and it's complicated to control it. But it has good features like high efficiency, and if you just augment it with a small amount of permanent magnets, it has a very high performance at high speed, which means extended vehicle range and no more problems in acceleration. Now, as you can see, the induction motor has physical limitation, and you cannot really fight against physics, while the reluctance motor, its problem is mostly our ability to control it. And that's exactly the goal of my research.
You can see it as a crazy horse which can potentially give very good performances, but it's hard to control it. Now, let's see how to control our crazy horse motor. First of all, every motor is different from the other, so we need to measure the motor parameters, that means its characteristics. Then we use these parameters to choose and set an appropriate control strategy. And there is one more constraint, that all this procedure must be sensorless. And by sensorless, I mean avoiding use of sensors as far as possible to make it cheaper and more reliable. Finally, all this operation will be included in what we call universal plug-in control, which basically means that any user, even if not expert of engineering, will simply have to connect the motor to the converter and the converter to the grid, and that's it. So my automatic procedure will take care of all the rest. Thank you. Bene, passiamo a Lorenzo Raffaele, che ha nel titolo Treni nel deserto. Good morning, everyone. In the desert, the sand lifted by the blowing wind is an insidious hazard. Touareg and animals have learned to protect from it. But what about trains crossing desert? Trains in the desert, you'd say? Yes, I'm not kidding. Over the next years, 60,000 kilometers of railways will be built through the deserts of Asia, Middle East, and Africa, a market potential of $400 billion. Failures due to inblow sand have occurred all over the world. Here, the sand covers the track, leading to train derailment. It can drastically reduce the train speed, or it can act like sandpaper, leading to wheels and rail profiling. My task is to find a therapy to cure such a disease. First, I assess the level of sickness of the railway. I developed a probabilistic method to predict the highest flux of windblown sand that can occur only once during the lifetime of the railway. Second, the disease is cured by designing a proper protection measure. But let's start from the beginning. Windblown sand is a complex phenomenon. Forecasting the incoming sand flux is not easy at all. The flux results from the sand grains jumping on the ground and several uncertainties affect it. The wind natural variability, the type and the microscopic shape of sand grains, the land variability, such as the presence of vegetation and sand dunes, and last but not least, uncertainties within models describing this phenomena. Here, I assess the sand risk along this railway segment in Oman. The red and blue arrows correspond to the maximum sand fluxes coming from the left and the right. The longer the arrow, the higher the flux. As all the uncertainties come into play, you can see the sand fluxes constantly changing along the track. Now, how to protect then the railway from the incoming sand flux? The Arabs say, if a wind blows, ride it. So why not use the wind itself? Shield for sand is a patented barrier that adopts this working principle. It generates a sand-trapping vortex that reverses the flow close to the ground and subtracts sand from the incoming flux. With this small-scale model of shield for sand, I assessed its performance by testing it into a very special wind tunnel in Belgium. The green eye of a laser highlights that the sand grains do not jump over the barrier and the sand accumulates only at its foot. So yes, shield for sand works as expected. With the support of an industrial European project, soon it will be possible to test shield for sand in the desert. This test will lead the way to the installation of the barrier along operating railways. I wish you a pleasant journey across the desert. Thank you. Ora abbiamo Martino Trevisan, flop della direttiva europea sulla privacy. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Martino Trevisan e mi occupo di privacy sul web. Quando noi accediamo a internet, quando noi navighiamo sui nostri siti preferiti, migliaia di occhi indiscreti ci spiano. Questi sono i cosiddetti web tracker, o più semplicemente tracker. Essi sono dei servizi piccolissimi e nascosti all'interno delle pagine web
che spiano tutto quello che noi facciamo su internet. In parole povere, ricostruiscono la nostra cronologia di navigazione. Grazie a ciò, loro possono sapere ciò che ci piace, ciò che non ci piace e tutti i nostri gusti. Queste informazioni vengono utilizzate per fornirci il cosiddetto behavioral advertising, ovvero pubblicità mirata. A tutti noi sarà senz'altro capitato di voler trascorrere un tranquillo weekend in una capitale europea, per esempio a Parigi, e di cercare su internet un albergo per tale località. A molti di noi sarà anche capitato, subito dopo, di andare su un altro sito internet e vedere che esso ci propone una pubblicità esattamente per ciò che abbiamo appena cercato. Questo è il behavioral advertising, come in questo esempio, dove vediamo il sito web ilmeteo.it che ci propone una pubblicità per un albergo a Parigi che abbiamo appena cercato. Tutto ciò è possibile grazie al fenomeno del web tracking. Siccome questa pratica è senz'altro invasiva della nostra privacy, la direttiva, la comunità europea ha cercato di arginarla per mezzo di una direttiva che si chiama Direttiva sulla e-privacy. Dal 2013 ogni sito internet deve richiedere il consenso degli utenti prima di utilizzare i cosiddetti web tracker e di fornire pubblicità mirata agli utenti. Questo ha fatto sì che dal 2013 la maggior parte dei siti internet abbia un banner nella parte alta della pagina, la prima volta a cui vi si accede, in cui viene chiesto il consenso agli utenti per l'utilizzo dei web tracker. La legge dice che finché l'utente non dà il proprio consenso, o se l'utente nega questo consenso, nessun web tracker possa essere inserito all'interno della pagina, né pubblicità mirata possa essere offerta agli utenti. Quello che noi ci chiediamo è: i siti internet rispettano davvero questa legge? Davvero la pubblicità mirata non ci viene offerta quando noi non diamo il nostro consenso? Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto un esperimento su larga scala nei nostri laboratori del Politecnico. Utilizzando dei browser automatici abbiamo navigato su più di 30.000 siti europei, tra i più popolari, e sempre in maniera automatica abbiamo stabilito se ciascuno di loro rispetta oppure no la normativa europea. I risultati che emergono sono senz'altro allarmanti. Vediamo che in Italia più del 50% dei siti internet non rispetta la normativa europea, ovvero ci dà pubblicità mirata anche quando noi non diamo il nostro consenso. Numeri simili si ottengono per tutti gli altri paesi europei. E questo risultato testimonia sicuramente il fallimento di questa normativa europea. Infatti noi stiamo collaborando con i mezzi di stampa e con gli organi del Politecnico per divulgare il più possibile questo risultato, soprattutto agli organi della comunità europea, per cercare nelle future revisioni della legge di raggiungere un risultato migliore. Grazie per l'attenzione. E ora Umberto Zanovello sulla tomografia a risonanza magnetica. Immaginate una persona portatrice di protesi metallica dell'anca e che sviluppi una qualche patologia tissutale in seguito all'operazione artroplastica o ancora peggio un tumore nei pressi della protesi stessa. Ora è comprensibile che molti di voi stiano pensando che io abbia proposto uno scenario non realistico, a tratti parossistico, ma io vi chiedo di considerare l'altro numero di interventi d'artroplastica annui dell'anca e per darvi un'idea significa che è un numero di persone superiore agli abitanti di Torino. E se coniugate questa informazione con l'alta incidenza che queste patologie hanno, ecco che realizzerete che non è più un'ipotesi così improbabile e oggi questa persona non può contare su un mezzo diagnostico davvero efficace nello stabilire l'entità di questa patologia. Questo perché anche la risonanza magnetica, che rappresenta il miglior candidato per questo genere di indagini, risulta inficiato dalla presenza di oggetti metallici al suo interno. Una delle prerogative necessarie al corretto funzionamento della risonanza magnetica è l'omogeneità del campo magnetico in radiofrequenza generato da apposite antenne. Per mettere alla luce questa caratteristica ho simulato un cilindro con proprietà elettriche analoghe a quelle di alcuni tessuti umani, irradiandolo con un'antenna simile a quella utilizzata nei reali tomografi. L'uniformità cromatica della mappa di destra, nella zona centrale, è un ottimo testimone di questa omogeneità di campo.
Ma cosa succede se un oggetto metallico, quale la protesi, viene inserito all'interno del cilindro? Ecco che l'omogeneità viene a meno e si sviluppa una zona d'ombra che inevitabilmente risulterebbe nell'immagine diagnostica come un'enorme macchia nera. Per risolvere questo problema sono state proposte soluzioni, a dire il vero poco efficaci, che prevedono di agire sull'antenna o su particolari sequenze tomografiche. Ma perché non concentrarsi sulla vera causa del problema, cioè sulla protesi? Se fosse possibile ideare un materiale tale che, se avvolto attorno alla protesi, riuscisse a compensare le disomogeneità prodotte dalla protesi stessa? In altre parole, un mantello che, analogamente a quello di Harry Potter, che lo nasconde agli occhi degli spettatori, fosse in grado di nascondere la protesi agli occhi dell'antenna? Ecco, risultati di simulazioni numeriche suggeriscono che tale mantello esiste, tale materiale esiste, e non solo riporta l'omogeneità a valori analoghi a quelli del caso ideale senza protesi, ma fa sparire ogni traccia di una zona d'ombra. Siamo quindi passati da una situazione insostenibile dal punto di vista tomografico a una situazione pressoché analoga a quell'ideale, il tutto con pochi millimetri di materiale dielettrico messo attorno alla protesi. Oggi tutti i nostri sforzi sono rivolti alla realizzazione di questo materiale. E se i dati sperimentali confermeranno quelli numerici, per milioni di pazienti e migliaia di medici si avvicinerà il giorno dove un mezzo diagnostico sarà capace di determinare le ragioni eziologiche dietro dei sintomi così spesso riportati. Grazie. Bene, abbiamo concluso le presentazioni. Grazie e complimenti ai 6 presentatori, bravissimi. E ora l'arduo compito alla giuria di selezionare i primi 3 che saranno i premiati e che ci verranno comunicati più tardi. Ora la giuria si ritira per deliberare al piano di sotto. Grazie ancora. E noi iniziamo con la distribuzione dei diplomi. Allora, al rettore, aspetta che devi... Il rettore ci leggerà la formula magica della proclamazione e poi chiameremo singolarmente allora i dottorandi. Silenzio. Allora, leggiamo la formula della proclamazione, poi vi distribuiamo i diplomi. Allora, in nome della legge, in virtù dei poteri conferitimi, visti i risultati conseguiti durante il corso degli studi di dottorato di ricerca, veduto l'esito dell'esame finale, conferisco i titoli di dottore di ricerca e adesso andiamo a elencare i dottori. Corso di dottorato in ambiente e territorio, Muriel Lavi. Cinzia Taglioretti. Corso di dottorato in architettura e progettazione edilizia, Alexandru Popescu. Corso di dottorato in architettura, storia e progetto, Jaime Botti. Andrea Alberto Dutto.
Asma Mehan. Corso di dottorato in beni architettonici e paesaggistici, Elena Bo. Maria Komarova. Erika Lenticchia. Elena Pinotti. Michela Radis. Corso di dottorato in beni culturali, Davide Mezzino. Corso di dottorato in energetica, Tiziana Buso. Stefano Carli. Claudio Cubito. Davide Drago. Marta Gandiglio. Ahmed Kestinejad. Federica Paolicelli. Laura Rietto. Fabio Saba. Roberto Taurino. Corso di dottorato in fisica, Anna Paola Muntoni. Isabella Para. Eric Piatti. Federico Raffone. Nigam Samantha Ray. Corso di dottorato in fluidodinamica, Valentina Dolci.
Corso di dottorato in gestione, produzione e design, Manuela Galati. Luca Giuliano. Nicolò Manca. Michel Perello. Amina Pereno. Federica Pognant. Matteo Robiglio. Paolo Saluto. Corso di dottorato in sistemi di produzione e design industriale, Giovanni Di Benedetto. Corso di dottorato in ingegneria aerospaziale, Giuseppe Battiato. Federico Fraternale. Chiara Gastaldi. Andrea Lario. Corso di dottorato in ingegneria ambientale, Irene Aicardi. Gianluca Bella. Carlo Bianco. Eleonora Crevacore. Andrea Libertino. Michela Rosa Palladino. Roberta Paranunzio. Emanuele Quaranta. Marco Ravina. Alessandro Santilano. Ravi Shah. Arianna Vercelli.
corso di dottorato in ingegneria chimica, Tarizia Andana. Simone Ansaloni. Giuliana Ercolino. Emanuele Giglio. Mari Carmen Leandra Lecuna Tovar. Andrea Massa. Yeidi Sorani Montenegro Camacho. Simone Scelfo. Niccolò Santi Vasile. Corso di dottorato in ingegneria delle strutture, Andrea Bassani. Fabio Bazzucchi. Alessandro Cesetti. Patrizia Casimira Cutugno. Daniele Forni. Andrea Gorino. Corso di dottorato in ingegneria elettrica, Anna Mengolini. Corso di dottorato in ingegneria elettronica, Alessandro Bai. Mattia Berardo. Matteo Bollo. Fabrizio Cairo. Andrea Carolina Cardenas Olaya. Alessandro Ciocia. Marco Cossale.
Federico De Bosio. Pawan Dakal. Giulia Fracastoro. Esteban Garbin. Matteo Gerosa. Danilo Giordano. Mustazar Iqbal. Mauro Lumia. Reza Masayeki. Giulia Massaglia. Hassan Metwalley. Mohammad Modarres. Fabio Paonessa. Elisa Pievanelli. Arzang Yusefitaluki. Corso di dottorato in Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni. Pedro Porto Buarque de Guzmão. Zana Limani Fazliu. Corso di dottorato in Ingegneria Informatica e dei Sistemi. Giuseppe Airò Farulla. Riccardo Cantoro. Luigi Colangelo. Mauricio Alejandro Lotufo. Federico Manuri. Giulia Pacello. Marco Palena. Bravo.
Paolo Pasini. Ludovico Orlando Russo. Rosario Scatamacchia. Serena Spinoso. Fulvio Valenza. Alessandro Vallero. Corso di dottorato in ingegneria meccanica, Sorosh Boraziani. Luca Castellazzi. Tommaso Cavallo. Alessandro Ferraris. Jyotishman Ghosh. Luigi Lentini. Matteo Nisi. Costantino Sardu. Antonio Tota. Stefano Valvano. Corso di dottorato in matematica applicata, Andrea Borio. Anna Chiara Colombi. Corso di dottorato in matematica per le scienze dell'ingegneria, Sorosh Nazem. Corso di dottorato in scienza e tecnologia dei materiali, Alberta Aversa. Elnaz Bahadori. Annalisa Casale. Samuele Colonna. Meran Datka. Pietro Galizia. Alessandro Giraudo.
Abdullah Sabori. Corso di dottorato in fisica, Alberto Traverso. Bene, ora passiamo alla distribuzione dei premi, sia alcuni premi che sono stati attribuiti da organizzazioni esterne al Politecnico su concorso, sia i premi deliberati dal cosiddetti premi di qualità deliberati dal Politecnico, e poi concluderemo con la premiazione delle presentazioni che abbiamo sentito prima. Allora, abbiamo prima Zegna, no? Il premio della Fondazione Ermenegildo Zegna, che è una scholarship per un periodo di studi all'estero in università prestigiose, e i vincitori sono Fabio Bazzucchi e Giulia Bracchi. Poi la Sibel Foundation, anche qui ogni anno attribuisce un premio per l'attività di ricerca durante il dottorato, e il vincitore è per quest'anno Gianluca Serale. Per l'iniziativa Innovation for Change, di cui ci ha parlato prima il vicerettore Paolucci, i candidati che si sono classificati alla fine, sono stati giudicati i migliori dei team, sono Vincenzo Randazzo e Mernosha Madi per il progetto Sun Bubble. Amadi, non c'è? No, non c'è. Ma non c'è. Invece per il progetto Estia, Federica La Cirignola, Azzarudin e Edoardo Fadda.
E infine per il progetto Life Patch, Daniele Massella e Andrea Ancona. Bene, ora passiamo ai premi deliberati per i diversi corsi di dottorato. Per ogni corso vedrete l'elenco di tutti i premiati, coloro che sono in sala si approssimino, Miriam Bodino e Botti, per architettura, storia e progetto. Poi per il corso di beni architettonici e paesaggistici abbiamo Valentina Burgassi, Giulia De Lucia, Riccardo Rudiero e Giulia San Martano. Per il corso di energetica, Annalisa Cardellini, Chiara Del Mastro, Stefano Fantucci e Marta Gandiglio. Per il corso di dottorato in fisica, Fabio Lingua e Federico Raffone. Per il dottorato in gestione, produzione e design abbiamo Eleonora Fiore, Eleonora Pilone e Matteo Robiglio. Per il dottorato in ingegneria aerospaziale, Chiara Castaldi. Per il dottorato in ingegneria ambientale, Irene Aicardi e Emanuele Quaranta. Per il dottorato in ingegneria chimica, Giuliana Ercolino, Emanuele Giglio e Mari Carmen Lecuna. Per il dottorato in ingegneria delle strutture, Andrea Gorino e Claudia Tesei. Per il dottorato in ingegneria elettrica, elettronica e delle comunicazioni, abbiamo Alessandro Arduino, Mattia Cantono, Federico Fausti, Giuseppe Labate e Beatrice Viccoli.
per il dottorato in ingegneria elettronica del 29° ciclo. Abbiamo Enrico Bocchi, Giacomo Bruno, Alessandro Cioccia, Marco Cossale, Giulia Fracastoro e Mohamed Modares. Questi sono ancora... sono quelli che hanno finito, quelli del terzo anno che hanno finito. Mentre invece l'altro erano quelli del secondo anno. Ah beh, no, questo lo usiamo per andare solo. Sì, sì, grazie. Per il dottorato in ingegneria informatica dei sistemi, Lorenzo Bottaccioli, Erion Sano, Yukai Chen, Stefano Esposito, Daniele Haer Pagliari, Sied Rizvi e Rosario Scatomacchia. Per il dottorato in ingegneria meccanica, Alessandro Ferraris, Matteo Nisi, Antonio Tota e Stefano Valvano. Per il dottorato in matematica applicata, Andrea Borio. Invece per il corso di matematica pura e applicata dell'anno successivo, del 30° ciclo, Alessandro Audrito, Filippo Calderoni, Alessandro Duca, Barbara Franci, Nicola Politi, Paolo Saracco, Eugenia Taranto, Mohamed Yab, Stefano Vita e Lorenzo Zino. Per il dottorato in metrologia, Valerio Formichella e Faranak Urdanesh. Per il dottorato in scienza e tecnologia dei materiali, Daniele Battegazzorre, Samuele Colonna, Pietro Galizia e Arnaud Nicolas Gigot. Thank you.
sì. Allora, ora passiamo alla, se volete, passiamo alla premiazione del concorso della presentazione della ricerca in 3 minuti. Invito la commissione a salire sul palco, invito anche i candidati a salire sul palco e la piccola della famiglia Vitrano che assisterà nella distribuzione del premio. Saliamo sopra, magari. Saliamo sopra. Abbiamo trovato tutte le presentazioni, tutte le ricerche molto molto interessanti e sicuramente l'esposizione è stata splendida per tutti quanti, giusta nel linguaggio, efficace e quant'altro. È stato molto difficile scegliere, però l'abbiamo fatto. C'è una ricerca che devo anticipare, non è tra quelle premiate, che però mi ha colpito molto perché ha a che vedere con una cosa che sta succedendo qui in questo Politecnico. Questa cosa si chiama Costruire il futuro ed è una serie di incontri ideati da Piero Angela che hanno come obiettivo quello di esporre 400 giovani scelti tra i migliori, 200 tra i migliori del Politecnico, 200 tra i migliori delle scuole medie superiori, esporli a esperienze, conoscenze e incontri di formazione non formalizzata, se mi permettete il gioco di parole, cioè quella formazione che la scuola, l'università non possono e non devono neanche dare, però è quel tipo di formazione che li potrebbe aiutare molto a diventare una classe dirigente migliore di quella che abbiamo. Non entro più nei particolari, ma un'idea l'ho data. Allora, una di queste ricerche ha a che vedere con il tema che tratteremo martedì qui, che è l'informazione. Il tema sarà trattato in 2 parti. La prima, quella di Piero Angela, riguarderà la tecnica dell'informazione, in particolare di quella televisiva. E questa forse è quella più prevedibile. La seconda parte invece ci immergerà nel deep web e nel dark web e cercherà anche di farci capire quali sono tutti i condizionamenti che senza saperlo subiamo quando facciamo i navigatori. Questa ricerca mi ha molto colpito perché quel dato che è stato fornito sarà un punto di partenza martedì. E quindi non so se questo è un premio, però secondo me è un riconoscimento a questo lavoro. Bene, io sottolineo la difficoltà di far parte di questa giuria, ma allo stesso tempo anche la bellezza di far parte di questa giuria, perché è stato di tutto divertente, molto belle tutte le 6 presentazioni, è stato difficile giudicare, io ho fatto del mio meglio, ho cercato tutti i difetti possibili, compresi quelli di pronuncia, pensate, detto da me è tutto un programma. Siete stati tutti molto bravi, per fortuna c'erano dei dettagli che ci hanno permesso di fare un po' la differenza e selezionare 3 persone su 6. I miei complimenti a tutti. Grazie, io ringrazio molto la giuria per l'attenzione, per il lavoro che hanno fatto, anche per il contributo che ci danno. Come è stato ricordato, noi ospitiamo in questa sede una serie di conferenze di cui l'ideatore è stato Piero Angela, molto frequentate, il cui obiettivo è proprio quello di far vedere quale sarà l'impatto della scienza, l'impatto della tecnologia nel futuro della nostra società. Mi fa molto piacere essere qua a consegnare questi premi, che in realtà non vi consegnerò io, ma vi consegnerà Anastasia. Mi fa molto piacere di essere qua con Anastasia, con Elena, che sapete che per lungo tempo ha collaborato con Tiziana e che ne sta portando avanti il lavoro, e ovviamente con il direttore della scuola di dottorato. Allora, questa è la graduatoria finale, così come uscita dalla giuria. Al 3° posto abbiamo Umberto Zanovello. Congratulazioni.
Bene, congratulazioni. Al secondo posto, classificata, Sara Azimi. Congratulations. Infine, siamo lieti di premiare, la giuria ha ritenuto meritevole del primo posto, congratulazioni, Lorenzo Raffaele. Congratulazioni anche a tutti gli altri, sono state delle ottime presentazioni e degli ottimi lavori. Bene, con questo la lunga mattinata del dottorato termina. Ringrazio ancora tutti i partecipanti, ringrazio coloro che sono stati al podio, ringrazio in modo particolare la giuria che ci ha fatto questo grande piacere e onore di venire presso di noi. Ringrazio tutti voi per la partecipazione, tutti i familiari, augurissimi a tutti, buona, non solo buona giornata, ma buon inizio di carriera e di una nuova vita.